Bella regà, bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Oggi ragazzi voglio riportare un po' migliorata la duplicazione massiva senza buggarci con i festival bus. Quindi requisiti, ci servirà l'agenzia regà con almeno un veicolo all'interno garage. Ci servirà un amico che ci dà una mano regà. E a questo punto, oltre l'agenzia, ci servirà l'arena con all'interno il veicolo che vogliamo duplicare. È fondamentale che sia nel piano officina. A questo punto, ragazzi, ci servirà il bunker con all'interno il COM e che nel terzo slot ci sia il deposito veicoli. Quindi io vi consiglio di attivare le icone, ragazzi, sulla minimappa da opzione icone mappa dal menu interazione e a questo punto dovremmo metterci il rientro dentro l'agenzia. Per forza, raga, se no il glitch non riesce, non vi riuscite a buggare. Quindi fate un cambio stile, così fa il salvataggio e a questo punto ce ne andiamo al creatore. Una volta che siamo al creatore, regà, ci facciamo mandare un invito dal nostro amico in una sessione ad amici o solo a inviti, come volete voi, raga, per rientrare e spawnare all'interno dell'agenzia. A questo punto, una volta all'interno dell'agenzia, regà, dovremo andare giù dalla reception. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo controllare, regà, se abbiamo un veicolo personale attivo. Se ce lo avete attivo, lo mandate al deposito. Dobbiamo avere la possibilità di richiamare il veicolo. Quindi io lo manderò al deposito, come vedete, e adesso ce l'ho di nuovo disponibile da richiedere. A questo punto cosa faccio? Apro il telefono, ragazzi, vado su avvio rapido e avvio braccio di ferro con amici in sessione o da solo, è indifferente, ragazzi. Quindi aspetto il popolamento della sala d'attesa qua in basso a destra e quando ho il popolamento attivo, ragazzi, vogliono circa 15 secondi, come vedete in questo momento, dovrò aprire il menu interazione, richiedere il veicolo personale dai veicoli, chiudere, schiacciare freccia destra e spammare A per uscire con un veicolo. A questo punto saremo in questa schermata nera. Adesso il nostro amico che è in sessione con noi dovrà avviare un lavoro da titano, ragazzi. Ci inviterà dal menu Xbox o PS. In questa schermata gli diciamo di quittare l'attività, ragazzi, e noi accettiamo tutti i messaggi. Spawneremo all'interno dell'agenzia e praticamente saremo quasi buggati. Cosa dobbiamo fare adesso, raga? Se avete le opzioni con le mappa, quindi le attività su mostra, possiamo fare tutto da soli. Se avete anche la possibilità di usare Anawak. Intanto, raga, guardate che bomba che si glitcha tutto lo sfondo dietro le finestre. Quindi, come potete vedere, io apro il menu di pausa, raga, vado nella mappa e mi teletrasporterò nell'attività più vicina all'arena. Se non avete la possibilità di teletrasportarvi, gli dite al vostro amico di avviare questa attività blu vicino all'arena e poi di espellervi dall'attività, ragazzi. A questo punto saremo frizzati in questo modo. Cosa dobbiamo fare? Ultimo step, gli diciamo al nostro amico di avviare di nuovo il lavoro da titano. A questo punto ci inviterà nel lavoro da titano, sempre ragazzi, tramite Xbox o PSN. Accettiamo l'invito. Una volta che abbiamo accettato l'invito e siamo in questa schermata, gli diciamo di quittare l'attività, ragazzi, nella prima allerta. Quando siamo sicuri che il nostro amico ha quittato l'attività, accettiamo tutti i messaggi e a questo punto, regà, saremo buggati per far duplicare il nostro amico. Quindi chi si bugga non duplica, raga, chi si bugga aiuta a duplicare. Adesso vi faccio vedere la parte di chi duplica, regà. Quindi, ragazzi, il Grix, quello con la testina rossa, farà la parte di chi si bugga. Quindi si è buggato per farmi duplicare. Quindi a questo punto io farò la parte di chi duplica.
Cosa dobbiamo fare? Chi duplica, ragazzi, si dovrà richiedere il com. Come vedete, io l'ho già richiesto, ce l'ho qui davanti. Vi consiglio di metterlo in questa posizione, è comodo. E a questo punto dovremmo richiederci un qualsiasi veicolo personale, sia un oppressor, una macchina, una moto, quello che volete. Io richiederò l'oppressor, ragazzi, e a questo punto faccio salire sull'oppressor il mio amico buggato. Una volta che è sul veicolo, apro menu interazione, vado su veicoli e faccio riporta veicolo personale al deposito. In questa maniera, siccome è buggato, rimarrà glitchato sul veicolo. Adesso io dovrò entrare all'interno dell'arena, nel piano officina, e cercare il veicolo che voglio duplicare, ragazzi. Io userò lo Slamvan, tanto per così volevo fare qualcosa di diverso e userò questo. Voi, raga, usate la Issy che vale di più. A questo punto, una volta che siamo sul veicolo da duplicare, clicchiamo freccia destra e andiamo al menu delle modifiche. Io, regà, volevo farvi vedere che questo glitch cambia le targhe, 100% funzionante, cambia tutte le targhe, quindi non faremo mai un veicolo con le targhe uguali. Savix, è difficile che vi porti una duplicazione con targhe uguali, cerco sempre di non portarle anche se sono duplicazioni massive. Quindi a questo punto ci facciamo una modifica qualsiasi, raga, e facciamo esci dall'arena. E una volta che siamo fuori dall'arena, sbadabam, avremmo già duplicato il veicolo, ragazzi. Noi non lo vedete, ma avrà un numero di targa. Cosa dobbiamo fare per cambiare la targa? Chiamiamo il nostro meccanico e ci chiamiamo il veicolo da sacrificare, ragazzi. Quindi a questo punto io userò una Deluxo per fare veicoli da 3 milioni, 3 milioni e 8. Voi, se ce le avete aggiunte col Money Freeze o avete fatto un'aggiunta da qualcuno, potete usarle. Se no, vi consiglio le LG che sono gratis, ragazzi. A questo punto, una volta chiamato al veicolo, aspettiamo circa 5-6 secondi e gli diciamo al nostro amico di scendere dal veicolo. E a questo punto ci cambierà la targa, ragazzi. Adesso semplicemente vi mettete dietro al vostro com, cliccate freccia destra e spammate A per entrare, ragazzi. Non perdete niente, andate tranquilli, i veicoli che sono nel com andranno al posto del veicolo che sacrificate. Quindi piano piano i veicoli da sacrificare diventeranno tutti veicoli duplicati con targa diversa. Quindi, raga, per continuare a duplicare saliamo sul veicolo. Usciamo dal com, facciamo salire il nostro amico sopra il veicolo, scendiamo dal veicolo, rimandiamo il veicolo a deposito, rimarrà buggato, entriamo dentro la nostra arena, ragazzi. Una volta che siamo nell'arena andiamo nel piano officina. Una volta che siamo nel piano officina dovremo andare a prendere il veicolo da duplicare. Una volta che abbiamo preso il veicolo da duplicare, facciamo freccia destra ed entriamo dentro l'officina dell'arena. A questo punto facciamo una modifica e facciamo esci dall'arena. Una volta che siamo fuori, chiamiamo il meccanico, ci chiamiamo il veicolo da sacrificare, ragazzi. Aspettiamo circa 5 secondi, a questo punto gli diciamo al nostro amico di scendere dal veicolo, avremo duplicato il veicolo, sarà cambiata la targa, facciamo freccia a destra dietro il com, spammiamo A e avremo duplicato il veicolo, ragazzi. A questo punto, se volete, potete andare direttamente a venderli oppure collezionarli nei vostri garage. Io voglio farvi vedere, ragazzi, che duplicando questo veicolo con le Deluxe, comunque sia 3 milioni, io me le faccio. Quindi lasciate un like, lasciate un commento, supportate Xavix, condividete i miei video altrove, ragazzi. Se vi è piaciuto, condividete e alla prossima. Sbada bam.